Bentornati in I sogni strani di Gravia. Ho fatto un sogno ieri notte e ve lo racconto. Allora, il sogno inizia così. Sono io e la mia cucina di casa mia. Nulla di differente, nulla di strano. Che sto parlando al telefono con mia mamma. Sto parlando con lei. Mi sta facendo delle domande. Stiamo un attimo chiacchierando. Mi sta raccontando di come stanno andando le cose con la casa di mio fratello a Milano, che stanno facendo lavori e tutto. Sta parlando normalmente. E mentre ho le finestre della cucina aperte, mentre sto parlando, faccio delle domande, chiacchiero con mamma tranquillamente. E mentre parlo, arriva la vicina di casa che mi sente parlare e mi dice: ah, chiedimi anche questa cosa qua, come sta andando con il tutto? Dico: guarda, sto parlando adesso, dammi un secondo che chiudo di parlare, poi ti posso spiegare anche a te. Mai vista, è una persona immaginaria, mai conosciuta, però la vicina di casa che arriva e che mi chiede come stanno andando le cose dei lavori di casa di Riccardo a mia mamma nel mentre sono al telefono, perché a quanto pare sentiva l'audio. Va bene. Nel farlo lei dice: vabbè, tanto aspetta un attimo mentre finisci di parlare, quindi entro in casa tua. Dico: ok, entro in casa mia. Mi scavalca la finestra ed entra nella mia cucina. E dico: ok, finisco di chiacchierare, finisco di parlare. Mi sto ancora chiacchierando un attimo con mia mamma, mi sta facendo le domande, stiamo un attimo parlando. E poi, in mezzo a tutto questo, a un certo punto, vedo una mucca passare nel giardino. E una mucca passa nel giardino e dico: perché cazzo c'è una mucca nel mio giardino? E la vicina di casa dice: perché c'è una mucca nel giardino? E rispondo: non lo so, è tu la mucca. E risponde: no, non è mia la mucca. Io dico a mia mamma: mamma, aspetta, c'è una mucca in giardino, non so mi sia successo, devo cercare di risolvere la situazione. Quindi attacco a mia mamma e nel momento cerco di attaccare a mia mamma per vedere come risolve la situazione, la mucca improvvisamente prende, inizia a correre, si lancia dentro la finestra, entra in casa mia, inizia a buttare tutta la roba per terra e girare per la mia casa. E dico: che cazzo faccio? C'è una mucca in casa. Come cazzo ha fatto a entrare dentro a casa mia la mucca? Come è possibile sia successa come cosa? Quindi ho dovuto cercare una soluzione per farlo uscire. E ho aperto le porte principali di casa mia per portarla fuori dalla casa, perché non riuscivo più a spingerla fuori dalla finestra, non c'è un modo per farlo. E mentre cercavo di renderizzare la mucca per uscire, entra anche un cane. Dico: dove cazzo sono tutti questi animali? Che sta succedendo? Perché? Come mai? Sei tu il cane? La cucina, la vicina di casa dice: no, non è mio il cane. Dico: ma dove è arrivato sto cane qua? A un certo punto riesco a far uscire la mucca di casa. E ormai è soltanto il cane. Il cane salta fuori dalla finestra. Finisce il sogno. Non so bene cosa significhi. Qualcuno me lo sa interpretare?